Un pareggio importantissimo che consegna ancora il primo posto al Crotone, ma che sta molto ma molto stretto. Essere raggiunti allo scadere fa star male, non solo per le diverse occasioni sbagliate dai rossoblù, quanto per non aver avuto la lucidità negli ultimi minuti nel saper difendere il vantaggio. Ma va bene lo stesso, giocare a Latina non era facile, lo abbiamo visto, e soprattutto nella prima mezz'ora di gioco con i laziali capaci di saper imbrigliare il Crotone. I primi 30 minuti il Crotone ha avuto difficoltà a fare la partita perché il Latina l'ha messo nelle condizioni di non poterla fare e c'è stata una grande pallavolo da parte di Budimir sul nostro disimpegno sbagliato e poi ci è stata una doppia occasione nostra sulla stessa azione da parte di Dumitru, Agosti e Corbia. Però credo che, come ho detto alla vigilia, queste sono due filosofie di calcio diverse. Loro hanno una filosofia basata molto sul possesso palla, noi abbiamo una filosofia molto sul verticale, però tutte e due sono due filosofie offensive. Ero sicuro che oggi ne sarebbe venuta fuori una bella partita, l'avevo detto in conferenza stampa, così è stato perché 2-2 credo che il pubblico si sia veramente divertito. Alla fine è arrivato il pareggio, una partita che si poteva forse anche vincere. Direi no, forse no, penso che alla fine abbiamo creato non so quante palle gol, alla fine sembrava fatta, abbiamo concesso questo fallo che non dovevamo concedere, quando è così è l'unico modo di subire gol su calcio piazzato, abbiamo preso due gol su calcio piazzato anche primo, però alla fine raccogliamo questo punto come una cosa positiva, anche se rimane grande rammarico come è andata la partita. Cosa è successo nei primi 20 minuti, mister? La Latina aggrediva, credo non è riuscito a dare quello che dà di solito. Non ho visto una Latina che aggrediva più di tanto, ho visto più che noi non abbiamo giocato al solito livello, no? Un po' più lenti, abbiamo perso qualche palla di troppo, seconde palle dove normalmente siamo giusti, poi da una parte ci sta. Però a me mi rimane rammarico perché penso che secondo tempo abbiamo fatto magari il miglior secondo tempo da sempre, giocando a livelli dove palla viaggiava, con occasioni di gol, tutto quanto, come dici te, i primi 20 minuti potevamo sicuramente fare meglio. L'ultima battuta, mister, quanto è pesata l'assenza di Martella? Sì, devo riconoscere, no, che questa volta non siamo riusciti a sostituirlo, al di là che i ragazzi hanno fatto bene, no? Però il Martello in questo momento sta dando veramente tanto, si è sentita la sua assenza sicuramente. La ripresa però poco Latina ha molto problema. Sei in vantaggio, non devi andare a fare la partita perché sono loro che la devono fare. Hai degli attaccanti molto veloci per poter ripartire e quindi sfruttare la loro profondità, la profondità che ti lasciano. Ecco, forse se non siamo stati bravi a creare l'occasione per poter chiudere la gara, questo sicuramente è un motivo per poter lavorare e incrementare la nostra qualità, però io credo che se la squadra ha 41 punti, a due partite dalla fine del campionato, quindi a 19 partite, del girone d'andata, a 41 punti, gioca un calcio spettacolare, bellissimo, io credo che qualche difficoltà contro una squadra del genere fisiologica che tu ce l'abbia, ce l'hanno avuto tutti, si è perso solo due partite, tra le altre cose anche in modo molto rocambolesco, si è fatto questo è il quinto pareggio che fa, tutto il resto sono vittorie, quindi complimenti a loro, onore a noi per averli affrontati questa partita. Sempre detto, gioca bene e ci si diverte a guardarlo. Si è divertito fino almeno nel secondo tempo. Non molto, non molto perché mi ha fatto perdere 10 anni di vita oggi. Perché ogni volta che prendevano palla era un pericolo costante, quindi è una grande. Quindi merita la posizione che ha il Crotone. Senza ombra di dubbio, la merita, l'ho detto al mister, l'ho detto al direttore, l'ho detto al presidente del Crotone naturalmente. A volte non è difficile arrivare in questa posizione, è difficile mantenerla, è difficile confermarsi. Loro si confermano partita dopo partita, con prestazioni e una cosa che aggiungo anche una cosa in più che probabilmente nessuno ha sottolineato, con grande sportività. Fare questo con grande sportività, con la qualità del gioco e con il lavoro sul campo gli dà doppiamente onore. I nostri complimenti e sinceri a Mister Somma per la sua sportività e per la sua lealtà. Non è facile trovare allenatori che riconoscono il valore degli avversari dichiarandolo apertamente. Ancora i nostri complimenti ad un signore allenatore.